Buongiorno, ci presentiamo. Io sono Filippo. Io sono Magdalena e oggi faremo una breve introduzione a questo periodo storico. La lotta dello Stato alla mafia ha radici lontane, ma troppo spesso è stata figlia soltanto dell'emergenza, con provvedimenti nati in conseguenza a fatti delittuosi, come la prima commissione parlamentare antimafia, nata nel 1962, ferma per un anno e riattivatasi soltanto un anno dopo la strage di Ciaculli del 1963. Poi gli anni 70, con la Palermo dei delitti eccellenti, perpetrati dai corleonesi di Riina e Provenzano. Da lì in avanti, grazie al lavoro del pool di Palermo, ideato da Rocco Chinnici e portato avanti da Antonino Caponnetto, dopo la strage in cui proprio Chinnici perse la vita nel 1983, i rapporti di forza tra Stato e mafia cambiarono. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con i colleghi Leonardo Guarnotte e Giuseppe Di Lello, sferrarono un attacco senza precedenti a Cosa Nostra, con indagini bancarie, arresti eccellenti e controllo del territorio, mettendo a frutto le intuizioni già avute in passato da uomini come Boris Giuliano e Cesare Terranova. Il risultato sarà il rinvio a giudizio di 476 mafiosi nel maxi processo di Palermo, che si aprirà il 10 febbraio 1986 e che 2 anni dopo, il 16 dicembre 1987, comminerà 19 ergastoli e 2.665 anni di carcere e a più di 300 uomini d'onore. Ciao, io sono Desire. Io sono Martina e oggi vi parlerò della biografia di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Borsellino nacque nel 1940 a Palermo ed è stato anche lui un magistrato vittima della mafia. Fino alla laurea in farmacia della sorella, lui mantenne la farmacia del padre. Nel 1963 Borsellino partecipò al concorso per entrare in magistratura e divenne così il più giovane magistrato d'Italia. Successivamente, nel 1967, fu nominato pretore e da allora iniziò a conoscere la mafia. Nel febbraio 1980 Borsellino fece arrestare i primi 6 mafiosi, tra cui Giulio Di Carto e Andrea Di Carlo. Il 4 maggio 1980 Emanuele Basile fu assassinato e fu decisa l'assegnazione di una scorta alla famiglia Borsellino. Successivamente venne fondato il pool antimafia, una squadra di magistrati pronta a combattere la criminalità organizzata, che poi era formata da Falcone, Borsellino e dai giudici Lello e Guarnotta. Poi successivamente avvenne questo maxi processo a Palermo, dove le inchieste avviate da Chinnici vennero portate avanti dalle indagini appunto di Falcone e di tutto poi il pool, compreso Borsellino. Nel 1985, uccidendo Giuseppe Montana e Nini Cassarà, vennero uccisi appunto perché erano stretti collaboratori di Falcone e Borsellino, e così si cominciò a temere anche per loro. Per questi motivi di sicurezza vennero mandati a soggiornare per qualche tempo con le famiglie presso il carcere della Sinara per finire le pratiche del maxi processo. Infine, questo mandò in carcere 475 imputanti. Falcone oggi è considerato un vero e proprio eroe, ma in passato, pochi mesi prima della sua morte, veniva considerato come un personaggio scomodo e soprattutto con tante manie di protagonismo. Giovanni Falcone nasce nel 1939 e muore nel 1992 ed è stato un magistrato italiano. È considerato, con il collega Paolo Borsellino, uno dei più coraggiosi esponenti della lotta alla mafia. Sintetizzando, possiamo definire Falcone un eroe della Repubblica Italiana. In un primo tempo Giovanni Falcone sembrava destinato a intraprendere la carriera militare, ma poi cambiò idea decidendo di iscriversi a giurisprudenza e diventa così, a soli 25 anni, magistrato nel 1964. Falcone usa nelle sue indagini un modo molto semplice eppure poco sfruttato per scoprire i legami mafiosi, cioè segue i soldi. Infatti, seguendo i soldi, trovava i principali mafiosi.
Insieme ai giudici Antonio Caponetto, Giuseppe Di Lello, Leonardo Guarnotta e Paolo Borsellino, mette in atto una strategia ideata dal giudice Rocco Chinnici, cioè quella di istituire una vera e propria squadra composta da magistrati per indagare i fenomeni mafiosi. Questo è chiamato pool antimafia, appunto. Falcone ottenne il suo più grande successo il 16 dicembre del 1987 con il maxi processo di mafia che vedeva alla sbarra 474 imputati tra boss e politici e che si conclude con 19 ergastoli e 2665 anni di carcere. Il 21 giugno 1989 Giovanni Falcone scampa miracolosamente un attentato nei pressi della villa affittata per le vacanze situata sulla costa siciliana nella località palermitana denominata ad Aura e muore appunto nel 1992. Buongiorno, noi siamo Sandra, Giada e Vivian e oggi vi parleremo degli attentati a Falcone e Borsellino. Parliamo quindi della strage di Capaci in cui perse la vita Giovanni Falcone. Cosa successe esattamente il giorno dell'attentato? Il 23 maggio del 1992 il giudice Falcone stava tornando a casa da Roma, come faceva solitamente nel fine settimana, insieme alla moglie Francesca. Era partito da Ciampino con un jet di servizio intorno alle 16.45 e dopo essere atterrato all'aeroporto Punta Raisi di Palermo, trova ad attenderlo tre Fiat Croma blindate con la scorta. Falcone si mette quindi alla guida di una Croma bianca con la moglie e l'autista giudiziario Giuseppe Costanza. La sua macchina è preceduta da una Croma marrone con a bordo gli agenti Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Di Cillo. E poi è seguita da una ulteriore macchina, la Croma azzurra, che vedete nel disegno, con gli agenti Paolo Capuzzo, Gaspare Cervello e Angelo Corbo. Proseguiamo dunque col racconto. Le auto prendono l'autostrada dirette verso Palermo alle 17.58 al chilometro 5 della A29 nei pressi dello svincolo di Capaci, Isola di Femmini. Il sicario Giovanni Brusca aziona una carica di 5 quintali di tritolo che era stata posizionata in una galleria sotto la strada. Pochi istanti prima dello scoppio, Falcone aveva rallentato per prendere un mazzo di chiavi dal cruscotto della macchina. Lo scoppio quindi travolge in pieno solo la Croma marrone. I tre agenti della scorta muoiono sul colpo. La macchina di Falcone si schianta contro il muro di cemento e detriti causati dallo scoppio. Il giudice Falcone muore durante il trasporto in ospedale a causa del trauma cranico, causato dall'impatto contro il parabrezza e da varie lesioni interne. La moglie Francesca invece muore in ospedale la sera alle 22 circa. L'agente Costanza rimane illeso. Gli agenti della terza automobile rimangono feriti, ma non sono in pericolo di vita. Importante sapere che il 25 maggio 1992 si svolgono a Palermo i funerali delle vittime. Ogni anno, il 23 maggio, si svolgono diverse manifestazioni per ricordare la morte del magistrato Falcone, della moglie e della scorta nella strage di Capaci. Adesso parliamo della strage di Via D'Amelio, nella quale venne ucciso Paolo Borsellino. Il 19 luglio 1992, dopo aver pranzato con la moglie e i figli, il giudice si è recato insieme alla scorta in Via D'Amelio a trovare la sua madre. Qui una Fiat 125, parcheggiata vicino alla casa della madre di Borsellino, sulla quale erano stati messi 100 kg di esplosivo, è stata fatta esplodere al passaggio del giudice. Nell'attentato, oltre a Paolo Borsellino, sono morti 5 agenti della scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina e Claudio Traina. L'unico sopravvissuto è stato Antonio Vullo, che stava parcheggiando una delle auto e si trovava più lontano dal punto dello scoppio.
I funerali privati del giudice Paolo Borsellino si sono svolti il 24 luglio e 10.000 persone hanno partecipato per essere vicini alla famiglia, che aveva rifiutato i funerali di Stato, accusando il governo di non aver saputo proteggere il giudice Borsellino dopo la morte di Falcone. Alcuni giorni prima dell'attentato, Paolo Borsellino aveva chiesto alla questura di far rimuovere le auto nella zona intorno alla casa della madre, ma la sua richiesta non era stata accettata. Sono dell'idea che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non si limitino ad essere due personaggi storici che si studiano a scuola, quanto più dei veri e propri esempi da seguire, esempi di coraggio, determinazione e giustizia. Parliamo di due personaggi che hanno avuto l'audacia di combattere contro la tanto potente criminalità organizzata per difendere quelli che sono i valori della nostra patria, pagando con la loro vita. Insomma, due veri e propri eroi che ricordiamo oggi, ma che meritano di essere ricordati sempre. Facendo la mia ricerca ho sicuramente scoperto cose nuove sia su Falcone che su Borsellino e anche riguardo al loro attentato. E devo dire che ogni volta che sento queste informazioni mi accorgo di quanto possa essere crudele il mondo e di quanto possa essere crudele il genere umano. La vicenda di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino è una storia di eroico coraggio. Sono stati grandi uomini con le loro grandi famiglie. Io grido ad alta voce la famosa frase: non li avete uccisi, le loro idee camminano con le nostre gambe. Bellissimo l'omaggio di Jovanotti ai due magistrati intitolato Eroi del nostro tempo, accompagnato da un video bellissimo e suggestivo che si chiude proprio con questa frase: non li avete uccisi, le loro idee camminano con le nostre gambe. Una vera bandiera per tutti noi giovani. Devo dire che aver fatto questa ricerca su Falcone e Borsellino mi ha interessato molto, perché entrambi sono stati delle figure molto importanti in Italia dal momento in cui hanno combattuto la mafia, e io mi sono concentrata sulla biografia di Borsellino e devo dire che mi è interessato molto anche studiare la sua vita, perché ho trovato la sua vita molto interessante dal momento in cui combatteva a fianco di Falcone per contrastare la mafia, e quindi sì, devo dire che mi è piaciuto molto fare questa ricerca. Falcone e Borsellino, due figure importantissime nella lotta contro la mafia. Durante l'arco della loro carriera hanno sempre cercato di porre fine alla malavita e alla corruzione all'interno della politica italiana. Al contrario di altri legali che, temendo gravi conseguenze, hanno preferito invece farsi manovrare da boss mafiosi. Tuttavia la loro nobile e coraggiosa scelta gli è costata la vita stessa. Ancora una volta trionfa il male. Ancora una volta è stato mostrato quanto sia fragile la politica italiana. La mafia esiste perché molti politici lo permettono. Ciò che mi consola di più è sapere che non sono morti invano e che da allora l'Italia si è unita per continuare la lotta contro la malavita finché un giorno questa meravigliosa nazione possa essere libera. Falcone e Borsellino sono un'icona della lotta alla mafia e nonostante ciò non mi ero mai soffermata dettagliatamente sulle stragi di Capaci e di Via D'Amelio e sono rimasta sconvolta soprattutto dalle descrizioni minuziose degli ultimi secondi di vita delle vittime e di come ad esempio Falcone abbia rallentato per prendere un mazzo di chiavi e di come questo però non sia bastato a salvargli la vita. Ho automaticamente pensato agli innumerevoli attentati che sono stati organizzati ad esempio contro Hitler e di come lui sia miracolosamente, o meglio disgraziatamente, sempre riuscito a scampare alla morte per dei contrattempi insignificanti dell'ultimo minuto. E anche se sono consapevole che la violenza sia sempre da considerarsi sbagliata, immorale, non posso fare a meno di pensare che se Hitler fosse morto nel 1939 con l'attentato di Georg Elser, avremmo probabilmente evitato la Seconda Guerra Mondiale. Invece, al contrario delle persone oneste e sincere quali Falcone e Borsellino, che stavano operando per il bene del paese, sono state invece trucidate senza pietà, e lo trovo così ingiusto. E quindi provo soltanto una grandissima rabbia nei confronti della mafia e un'ammirazione infinita invece nei confronti delle vittime che hanno avuto il coraggio di opporsi all'ingiustizia e siano riuscite a sfondare il muro dell'omertà sapendo perfettamente a cosa stavano andando incontro.
Io penso che Borsellino e Falcone siano stati due personaggi molto importanti per l'Italia, appunto perché sono stati i primi a combattere contro la mafia e grazie al loro esempio spero che non siano gli ultimi a combattere contro la mafia che è presente nel nostro paese. Io credo che ciò che hanno fatto Falcone e Borsellino sia una cosa molto importante per il nostro paese e per la problematica della mafia che purtroppo affligge la reputazione e la vita delle persone nel nostro paese. Io credo che avere il coraggio di poter lottare contro queste ingiustizie e lottare per i diritti delle persone, la pace, sia una cosa non da poco e per questo motivo credo che sia molto importante studiarli e ricordarli ogni giorno. Penso che qui al nord tendiamo a sottovalutare l'importanza di Falcone e Borsellino perché non abbiamo vissuto in sé cos'è la violenza e l'oppressione da parte della mafia. Quindi penso che anche noi dobbiamo educarci in questo senso e cercare di ricordare tutte le vittime che la mafia ha portato e soprattutto, cosa più importante, cercare di sempre combattere per i propri diritti e i propri doveri. Facendo questa ricerca con i miei compagni di classe ho imparato che niente è impossibile e che bisogna sempre combattere per i propri obiettivi, anche se spesso ci sono degli ostacoli da scavalcare. E penso inoltre che ciò che hanno fatto Falcone e Borsellino sia molto importante da ricordare e penso inoltre che se ne dovrebbe parlare di più anche a scuola.